Carissimi amici del canale Telegram e YouTube, dentro la notizia, prima di addentrarci nella prova definitiva e scioccante al tempo stesso, che mette in luce come molti di noi, in questi ultimi 2 anni e mezzo di psicopandemia, abbiano preso la migliore decisione della propria vita, e noi speriamo anche di aver avuto una piccola parte nel salvare delle vite umane, vorrei brevemente accennarvi ad un motto che in questo periodo è divenuto per me un leitmotiv, che ha determinato spesso scelte drastiche. Il motto che ha caratterizzato l'intera mia vita degli ultimi anni è stato da me coniato sulla base di riflessioni maturate nel tempo. Amo definirlo così. Io penso a te e tu pensa a me. Per esperienza ho notato che ogni tipo di rapporto, da quello di amicizia, di coppia, ma anche lavorativo, funziona bene fino al punto in cui si applica questo principio altruistico. Nel momento in cui l'altro si accorge che agiamo egoisticamente per nostro esclusivo interesse personale, tutto finisce. Seguire questo principio ha rappresentato un successo sia per me che per gli altri con i quali ho instaurato relazioni professionali o private. E così è nato questo media, che è divenuto il più importante canale italiano di informazione su Telegram. Ora, non dico questo per vanto personale, perché non sono minimamente interessato alla vanagloria, ma lo dico pensando ai tanti movimenti politici che in questi giorni si domandano perché non riescano ad unirsi. Ecco, forse una ragione è proprio questa: non applicano questo principio. È per questo motivo, in un momento così cruciale per il nostro paese e per il mondo intero, che non ho nessun problema a dirvi solo ora, dopo alcuni anni, che ho pensato a voi, ai vostri migliori interessi. Una prova è il mio motto di sempre: uniti si vince. E pensare solo a se stessi divide. Alcuni di voi, fortunatamente, hanno pensato a noi. Questo ci ha permesso di proseguire in mezzo a mille difficoltà e ostacoli in quest'opera di informazione salvifica. Lo dico senza timore di essere smentito, perché è la verità dei miei ultimi anni. The Defender di Robert Kennedy ha pubblicato questo articolo del dottor Rob Verkerk, nostra vecchia conoscenza, fondatore, direttore esecutivo e scientifico di Alliance for Natural Health International. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 140.000 iscritti, divenendo così il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti, con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.